Hai fatto?
Portamelo. Com'era su Lidia fisicamente? Lei aveva questi occhiali a fondo di bottiglia, quindi bifocali, dove davano una definizione degli occhi larghissima, quindi come una rana, però tu non avevi mai la percezione del suo occhio vero. Non particolarmente alta, abbastanza ghirotta, robusta, insomma, e forte, abbastanza forte. Gli occhi acuti. Molto profumata. La mamma, questa colonna 447. Per niente dolce, ecco. Non è un ricordo di qualcuno che insomma volesse insegnarti appassionandoti allo studio. Qualcuno di severo, di rigido, questo sì. Io mi ricordo questa cosa, cioè, in mente perfettamente quando su Lidia ci abbracciava. Facevo difficoltà a capire se lei fosse veramente una donna o un uomo. E me la ricordo veramente come la faccia della cattiveria, cioè sempre un ghigno, sempre incazzata, sempre sta faccia dura, sta voce chiusa, sto modo di muoversi e di fare molto brusco, molto rozzo. Diciamo che l'educazione era un po', diciamo, vetusta, diciamo, abbastanza vecchie maniere, anche con punizioni abbastanza fisiche. Però dall'altro riconosco che se oggi ho un'educazione mediamente superiore a quella che vedo nei ragazzi, nei bambini di adesso, è anche grazie a lei. Questa sadicità, no? La sadicità, proprio mettere i bambini in piedi e tu dovevi aspettare il tuo turno delle botte. Vedere un Paolo Giliberti picchiato col sangue all'orecchio e poi la madre gli arriva e si incazza con Paolo un'altra volta. Cioè, questa era la dinamica. Cioè, noi non eravamo mai salvi. Poi io portavo gli occhiali, quindi lei mi faceva togliere gli occhiali per picchiarmi. Togliti gli occhiali, era una ritualità. E quindi tu sapevi che togliendoti gli occhiali quasi saresti stata picchiata. Tu ti ricordi l'episodio degli zigomi? No, ma so che me lo dovrei ricordare. Non me lo ricordo. Che lei dava dei pizzicotti sugli zigomi. Che prendeva qualcuno per gli zigomi, sì. Adesso che me lo dici, sì. Però da sola non me lo sarei mai ricordata. Non mi dice proprio niente. E se ragazzi, che cosa sono gli zigomi? Che cazzo sono gli zigomi? Per ogni bambino ci alzò, ci prese dagli zigomi, ci alzò dalla sedia, cioè eravamo una classe intera distrutta con gli zigomi spappolati. Me lo ricordo come se fosse ieri. Si alzò dalla cattedra, mi venne vicino, mi acchiappò le guance e cominciò a sbadacchiarmi. Mi ricordo proprio il dolore che sentivo forte. Vediamo. La pecora vive nell'ovile. La pecora ci dà la lana. E con la lana i pastori fanno il formaggio e la ricotta. La pecora è erbivora. La pecora. Thank you.
Togliti gli occhiali. Togliti gli occhiali. Mm-hmm.
la ricordo, Sor Lidia. Me la ricordo brutta, vecchia, stronza e grassa. Mi ricordo che puzzava, che menava forte e che volevo essere solo voluta bene da lei. E mi ricordo pure che me la volevo scopare, Sor Lidia. Eppure Don Cimini mi volevo scopare. E poi mi ricordo che un giorno mi ferma e mi chiede: Iacuzzilli, ma tu ce l'hai un segreto? Io abbasso lo sguardo, alzo lo sguardo, poi giro lo sguardo e alla fine dico: sì, suora, io ce l'ho un segreto. La notte le bambole a me mi parlano. Lei sorride e mi dice: alla recita per la festa della mamma puoi fare un tuo spettacolino in cui racconti che le bambole ti parlano. Piglia le tue compagne e fagli fare le tue bambole. Che poi c'ha ragione chi dice che nessuno guarisce dalla propria infanzia, ma c'ha ragione pure chi dice che tutto dipende da quello che ci facciamo con la nostra infanzia. La mattina del 10 maggio 1986 io sto provando il mio primo spettacolo e non trovo il finale. Non so come cazzo chiudere, non c'è più tempo. E Sor Lidia arriva e mi dice: chiudi gli occhi, fai silenzio e pensa alla meraviglia. E io penso al vento.